fare un bel cubo. Mi servono Royal Braid, come si chiamano? Star Braid. Faccio un cubo, c'è un ticket. Invece prima di, per sbaglio, utilizzare la nave della Stronghold. Welcome to the queue start. Ci sono dei bonus o dei malus, capite? Una cosa, allora, quando andate a fare gli orbe, per evitare, quando andate morti, quando vi capita di andare a fare gli abyssal, i raid o il cubo, ragazzi, che dite non mi posso curare perché dovete usare pozioni differenti, ci sono queste che recuperano la percentuale di punti ferita, vanno nello slot sotto, quelle che invece curano nel tempo, che sono inutilizzabili in questi tipi di contenuti, quelli si mettono solo negli slot in alto, proprio dice sotto puoi mettere solo che è da combattimento, e le pozioni che curano la percentuale di punti ferita sono negli slot combattimenti, quelli invece nel tempo negli slot sopra, quindi tenetevene qualcuna sotto in modo tale che potete curarvi sia nei raid, negli abyssal e qui nel cubo, in queste attività qua. Ecco come fate a curarvi. Io anche all'inizio ho detto come cacchio strange, ma la piglio. Qualcuno ha detto come faccio, non riesco a curarmi. Anche io all'inizio, ragazzi, non capivo, vedevo alcuni tanto sicuro, ho detto quelli sicuro, come cazzo fanno in questa maniera, ottenendo le pozioni, la percentuale nello slot sotto. Penso non si possono usare tutte quelle che vogliamo, ce n'è un limite, che ecco 5 posso usarne, mi pare, 6-5, non di più. Quindi utilizziamole, quelle che abbiamo al momento giusto, cercando di evitare di andare un po' al risparmio, non nel rischio di morire, ma insomma. Ecco qualcuno. Mazza, che comincia a menare un pochino, eh. A meno che non ci sia un support che ci cura, ragazzi, è dura dopo, senza pozza. Quindi porre, capitano. Qualcuno forse ce li ha, oppure ce l'ho io. Qualcuno ha qualcosa che crea degli orb, anche quello può essere una buona cosa. Utilizzare dei gremming, come si chiamano, che mi diano la possibilità di curarmi. Crea degli orb. Alright. Bene, bene, bene. Meglio farli da sé nel senso noi proprio, i cubi. È più facile ottenere delle valute più utili. C'è un paladino, ma non so se è una tettura protegge o solo DPS. Vita, visto che ogni tanto qualcuno lo crea. Star Braid mi servono tanti, purtroppo qui ci sono i ticket, quindi può essere una cosa buona anche farmare a manetta i Cloud Dungeon, perché anche oltre alle daily che facciamo, ha sempre la vita, ha una grande, dovremmo subire in teoria meno danno dentro l'aura. Facendo i Chaos Dungeon, anche quelli dopo le due giornaliere, c'è la possibilità di droppare il ticket. Quanti capita, facciamoli, questi veramente sono molto utili. Allora, finire, non so se c'è, tocca semplicemente riempire la barra, poi dovrebbe essere interrotta o c'è un limite alto, survive, qui tocca stare attenti, qui si esplodono, quindi un po' di velocità non farebbe schifo. Cerchiamo di utilizzare tra le skill e la schivata. La schivata, quando si può evitare, evitiamo.
più che concentrarsi sui mob, concentriamoci a far esplodere quelli. Sa che si può curare, ah si lo sa, vedi? Ho usato la pozione nella barra Start. Da combattimento. Mi trasformo in berserk perché andrei a limitare i miei punti feriti, purtroppo. Ho il main al massimo, più per il caos, certe robe, il solo, va benissimo. Questa più un'altra stage. Non è perdere tempo. Sì.
limite dei 5.000 punti. Start. Survive, allora io. Ma posso andare. Mi carica del tutto. Evito di ben up perché se mi capita nel mezzo, ecco quello. Proprio quando. Una mano su quello che ho per fuggire, una sulla tab, perfetto, buono, forse l'ultima. Start. Rallentati, per fortuna non è qui quella del sopravvivenza, che sennò era veramente una lotta. Adesso sono contento, adesso va bene già, posso provare un altro app. Questo con le Ford Engraving, Fer. Ok, è anche libero, quindi volendo ci può vendere. O lo posso, in momenti l'ho messo in banca, magari può essere utile per altri PG. Questo andiamo a tutti e due. Alright. Sono molto contento, bella la 25 me la date, quindi insomma penso che mi metterò adesso un attimino a farmare un po' di Chaos Dungeon, quindi intanto mi faccio un po' di valute extra e quello che trovo libero per altre robe tipo queste, non quello dell'arma al momento, ancora per un po', ma al momento che porterò sul tier, finché non avrò modo di fare nuovi, di guadagnare il tier 2, una volta portato più 15 queste cose saranno extra, quindi quello che non è vincolato lo metterò in vendita, compreso i lipstone, magari questi qui li passerò, può essere secondari, ma anche no, quelli che ho da vendere li metterò in vendita, che sono oro. Ragazzi, avete visto l'utilità del Chaos Dan, del cubo? Andate, mi raccomando, vi ripeto, se fate il cubo, gli abyssal e i raid, praticamente tutte queste attività tranne perlomeno il Chaos Dungeon, ricordatevi di mettere queste pozioni qua, qualsiasi pozione vi dia cure in percentuale, qualsiasi sia, quelle che avete, mettetele nel riquadro sotto, a parte che in quello sopra è impossibile, ve lo faccio vedere, vedete? Solo healing potion, toys, food, emotion, si può mettere sopra, ovvero queste pozioni qua, come vedete che vi cura tot punti ferita nel tempo, mentre sotto potete mettere solo quelli da combattimento, e tra quelle le robe da combattimento ci sono le pozioni che guariscono in percentuale, mettetevele, perché sennò poi quando andate a fare delle robe magari a volte non si riesce a concludere per quello, al di fuori delle meccaniche e quant'altro, però magari c'è la possibilità, non si riesce perché uno muore, non ha da curarsi, c'è un tot
volte in cui si possono usare. Mi pare che dovrebbe essere in media in tutte 5 possibilità, quindi abbiamo 5 pozze da utilizzare. Cerchiamo di mettere quelle un po' più alte in modo che le utilizziamo in certi momenti che ci servono, senza evitare di, cioè cercando di evitare di sprecarle, in poche parole ragazzi, ok? Però almeno abbiamo modo di curarci, che altrimenti non si chiudono le run. Quindi molti non lo sapevano, io l'ho scoperto da non da tanto, dico la verità. Poi per sbaglio ho messo una pozione, ma perché c'è una pozione lì? Cioè cercando di capire come, perché vedevo che ogni tanto uno, perché l'ho sicurato, ma fatto. Poi non ci sono cure dirette, cioè anche il bardo o il paladino non è che vi prende e vi cura. Ha delle skill particolari che quando vanno usano la loro Z, insomma la loro call di classe, ti curano in quel momento, ma poi devono ricaricare tutta la barra anche loro, quindi non capivo, poi ho capito, ecco come si fanno. Ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, sia stato utile, bla 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 bla, lasciate un like, lasciate un like, fosse così, condividete con i vostri amici in modo che, ecco come fai a curarti, ecco adesso lo sappiamo, anche Cazzaglione è andato nella merda, però è riuscito a uscirne. E vi invito a iscrivervi al canale se ancora l'avete fatto, logicamente attivare la campanellina qualora vi interessasse aggiornamenti sui video futuri. Vi ricordo, come sempre, so che è una lagna di dire questo, ma ve lo devo ricordare, che sono da lunedì, mercoledì e venerdì dalle 21.30 in live su Twitch, e sabato e domenica, tranne questo weekend che purtroppo non riesco, sono in live invece sabato e domenica dalle 15.30 in poi. Poi di solito è un paio d'ore, un'ora e mezza, dipende un po' dalle live. Quindi vi aspetto, spero, sempre più numerosi. E vi ricordo che la Gilda La Combricola su la regione dell'Europa dell'Ovest, server Tortoic, ancora recluta giocatori. Ci sono ancora una ventina di spazi, di cui vabbè, 4-5 sono occupati dai miei secondari che le tengono un attimino per gestire la Gilda, ma dal momento che si verranno spazi, logicamente verranno buttati fuori, quindi una gilda per tenere i main, noi secondari che magari ci siete una volta all'anno perché siete in un'altra gilda, me ne accorgo, non vi vedo mai, vi butto fuori, ed è una gilda che vuole giocatori tranquilli. Stiamo usando Discord, quindi man mano quelli che ci uniscono hanno la possibilità di unirsi a noi su Discord per innanzitutto fare conoscenza, fare due parole eccetera, e poi andare a fare le cose insieme. Piano piano ci sta unendo qualcuno alla gilda, qui è dove sta avendo più fortuna questa gilda, diciamo, nelle varie che ho fatto, un po' anche magari per male gestione mia, perché ho provato a farne delle cose che non avevo mai fatto, quindi ci ho provato, però qui comincia a funzionare bene, comincia ad arrivare abbastanza gente e spero man mano di andare avanti. Ci sono ancora dei posti per raggiungere, so che tocca farmare qualcosa nella gilda per raggiungere un posto alla volta, quindi è una cosa molto lenta, però ancora una ventina di posti e passa ci sono, chi volesse ragazzi. Mi mandate l'invito, io appena lo vedo, lo accetto e vi tiro dentro, ok? Ragazzi, ci vediamo alla prossima live o al prossimo video. Buon game, mi raccomando, fate i bravi. Ciao!